Allora, stai riprendendo? Sì. Ora prendiamo quella di qui, si chiama la pelata. Così ho preso, prendo qui, prendo qua, schiaccio qui. Allora, siete? Ok. Non c'è proprio di vedere, dopo io vi ho messo che va via. La meglio tenendo acceso. Allora, tiro la pressione del mandrino. Sì. Si è puntata la vita. Tu mi sei fermato perché sono andato interferenza perso secondo me. Perché era misurato male all'inizio. Perché è più lungo il pezzo. Cioè, vado più. Adesso vado a fermarmi completamente. Ok. E così vai come se fosse un corno normale. Un corno normale. Ti fai fare lo zero pezzo? Vai, lo zero pezzo facciamo così, diciamo, andiamo in prova. Allora, proprio se vediamo poi, vediamo. Forza. Va a caricare il... Però devo fare vedere col programma. Prima devo creare un programma, cioè qua sto andando oltre. Non posso fare uno zero pezzo qualsiasi. Sì. Però diciamo che lo zero pezzo è sempre legato al programma di lavoro. Però se devo fare invece una cosa manuale, o carico il programma fittizio,
e poi vado in questo menu che si chiama menu setup in forma, e qui in realtà lo zero pezzo te lo dà già sull'asse del cilindro, o sbaglio? Poi assaggiamo sì, quello fatto perché lui sa la posizione quando tu hai immagazzinato, ma azzerata solo la Z perché la X sì, è sempre 0, la XY è sempre al centro del pezzo, ok, solo la Z che va, va, vediamo quando facciamo il programma se no adesso vi do delle informazioni che non vi ho detto delle cose prima e che facciamo solo confusione. Andiamo avanti magari a dirvi, allora, sulla pagina dati utensili, se io per esempio devo andare a lavorare con questo utensile qua dall'altra parte, quindi dovrò girare questo qua, ok, però non devo creare un utensile 2, ma sempre nella tasca 1, un utensile aggiuntivo. Quindi devo andare su Edit, non premere più a segno utensili, perché se vado a premere a segno utensili è come se andavo a, se vado a sovrascrivere su. Invece no, devo fare utensile aggiuntivo. Ti do l'ok. Vado avanti 2-3 centimetri fino a quando trovo ancora il tornitore. Parte da lavorare esterno. Andiamo a nominare l'utensile, metterò sempre uno come questo, come quello di prima. Quello che vado a cambiare è la lettera, che non sarà più la lettera A, ma è la lettera B. Posizione angolare, 0 gradi o 180? E prima era 180, adesso è 0 gradi. Esatto. Questo qui, tipo di utensile, standard, sarà sempre standard, abbiamo detto perché lo uso solo per utensili 55 gradi. Poi non sto a ripresentare la lunghezza A e la lunghezza B. Ce l'ha già in memoria quello. Vedete che qua in basso c'è un settaggio alto. Settaggio alto. Cosa fa? Adesso voi me lo vedete, ma se io vado su un input lista, io ho messo la lunghezza uguale A e la B la girata, uguale, ma 180 ha cambiato gradi. Il meno. Ci siamo messi a zero adesso.